ci voleva per i nostri tifosi, ci voleva per noi, perché abbiamo sempre lavorato duramente, abbiamo fatto prestazioni importanti che spesso non hanno portato il risultato che tutti noi desideravamo. Oggi il grande rammarico è aver tenuto aperta una partita che era da chiudere molto prima. Abbiamo creato le premesse per chiudere meglio il primo tempo rispetto ai due gol di vantaggio, però mi è piaciuto lo spirito, la voglia di andare oltre, di mettere quel qualcosa in più. E oggi abbiamo fatto una bella vittoria, abbiamo una bella classifica e andiamo a affrontare le ultime due partite con tanta ambizione e tanta voglia. Il rammarico è di aver creato le premesse, ma occasioni importanti non siamo riusciti a realizzare, e come sempre le partite può succedere di tutto, un calcio d'angolo, prendi gol, però anche lì la squadra per me ha tenuto bene, con ordine, ha difeso con personalità, ha attaccato con personalità, e dunque penso che ci meritavamo questa vittoria e l'abbiamo ottenuta. Ma ragazzi, ma tu crei le premesse, poi a volte la scelta finale, il tiro. Se non riuscissimo a fare queste cose sarei molto preoccupato, le facciamo spesso, sicuramente a volte nell'ultima scelta, nella finalizzazione manca qualcosa, ma la palla la portiamo lì, abbiamo avuto tantissime occasioni anche oggi, e questo per me, per una squadra, è un pregio. Sulla finalizzazione, sull'ultima scelta ci lavoriamo per far capire ai ragazzi a volte qual è la scelta più corretta da fare, ma io sono felice perché la squadra gioca a calcio, ha personalità, costruisce. E queste sono sempre delle buone basi per cui andare a vincere delle partite. Ma io ci ho sempre creduto, l'ho sempre detto, anche nella sofferenza. Questo è un campionato veramente complicato per tutti, e noi stiamo facendo la nostra parte, la grande, e con questo spirito andremo a giocarci le ultime due partite. E Matteo, il nostro capitano, ha fatto una partita importante, gli mancava non segnare in casa, l'ha fatto, e sono molto felice perché lavora sempre bene, forte. E gli stimoli che gli diamo, secondo me, ancora dei margini di miglioramento che lo potrebbero far diventare, lo faranno diventare ancora più forte di quanto già non lo sia adesso. Io penso che faccia parte di quello che chiedo, beh, sempre essere attivi. Matteo è andato a interrompere una corsa per non far fare un rilancio velocemente. Secondo me non era da giallo, perché non è che gli ha andato a sbattere addosso, però mi piace questo concetto di essere sempre in partita. I nostri attaccanti, quando lavorano bene in non possesso, ricoprono sempre gli spazi corretti, aiutano il centrocampo e la difesa a lavorare meglio, e questo spirito è quello che ci ha fatto per me determinare ottime prestazioni e oggi finalmente tornare alla vittoria. Ci hanno sempre spinto, questo bisogna dirlo. A volte bisogna accettare che a fine partita ci sia delusione, ma dentro le partite non ho visto qualcosa di contrario al fatto di spingere la squadra, aiutare i nostri ragazzi, e questo per me, quando dico spesso insieme, vuol dire questo. Poi alla fine noi professionisti dobbiamo accettare quello che il pubblico decide di tributarci, che a volte sarebbe meglio sempre applausi, a volte purtroppo ci sono anche i fischi. Valente è un giocatore che stimo tanto, mi ha dato tantissimo. Oggi, rispetto all'equilibrio globale delle due punte di Valerio, consolido con un esterno che abbia gamba, che abbia una copertura del campo diversa. È solo ed esclusivamente una scelta tattica, ma sono sicuro che Nick sarà molto importante in questo finale di campionato.